Chicago. Siamo all'incirca alla metà del XIX secolo. Un ingegnere di nome William LeBaron Jenney va all'ufficio del signor sindaco esclamando: «Ho la soluzione al vostro problema, signori!» «Quale problema?» risponde il sindaco. «Le case. Voi dicevate che non si poteva continuare ad allargare la città, continuare a costruire per largo, come si suol dire.» «Avete ragione, lo dicevo, sì, ebbene?» «E costruiamole una sopra l'altra, signor sindaco. Verso l'alto!» «E come diamine pensate che potremmo riuscire? Non funzionerà mai, crollerebbe tutto, portate via questo incompetente!» «Buongiorno a tutti. Va bene, era fantasia. Cioè, per meglio dire, un ingegnere di nome William LeBaron Jenney esisteva veramente e fu anche colui che costruì il primo grattacielo al mondo, l'Home Insurance Building, proprio a Chicago, precisamente nel 1885. Era di 10 piani e la fantasia sta nel dialogo col sindaco. Non sono sicuro sia andata così. Ciò che è sicuro è che qualcuno deve iniziare, qualcuno deve avere l'idea, prima di tutti. Altrimenti non è un'idea. Qualcuno deve accorgersi di un problema e qualcuno deve iniziare a portare le prime soluzioni a quel problema. La facciamo breve. Se questo pianeta ha una crisi di risorse, e sappiamo tutti che ce l'ha, e se non lo sapeste vi invito a guardarvi gli episodi precedenti, qualcuno deve risolvere questo problema. Insomma, se nell'Ottocento hanno iniziato a costruire le case in verticale, perché noi oggi non dovremmo poter iniziare a coltivare il cibo in verticale? Tu puoi risolvere il nostro problema. Sto volutamente esagerando, ok? Però il concetto di questo episodio spero sia chiaro. Quest'oggi parliamo di quelle che sono le nuove frontiere dell'alimentazione, i nuovi orizzonti per il nutrimento dell'umanità. Sì, ma dico io, cioè adesso c'è proprio bisogno di andare a mangiare i grilli? Adesso i grilli? Mi rendo conto che le novità spesso sono mal viste, ma quantomeno c'è da parlarne, ecco. E non bisogna avere per forza i paraocchi. Sì, beh, ci sta. Cioè, magari combinando magari OGM e agricoltura verticale può nascere qualcosa che non ci aspettiamo neanche. Ma lei immaginati l'opinione pubblica. Combiniamo queste due cose e vediamo cosa esce fuori. Vabbè, dici che le serre verticali sono mal viste. Oddio, già che sono al chiuso e sono con le luci artificiali, se poi metti dentro le OGM... Secondo me è ancora tutto più artificiale e cattivo. No, non ce la fai. No. Questo primo piano di questo grillo immerso nel suo prato, bellissimo. Quella scritta tipo lasciamoli nel loro mondo, solo prodotti genuini, naturali. Sì, sì, lasciamoli nel loro mondo. Sarebbero anche dei prodotti naturali, perché comunque una grande fetta dell'umanità li consuma già nella propria dieta. Non sono i consumatori occidentali, ok? Ok, però va bene, però bisognerebbe ampliare, cioè, lo sguardo per vedere che in realtà sono già inseriti nelle diete. Sappiamo ormai benissimo che l'allevamento intensivo è un problema. Sappiamo ormai benissimo che il disboscamento per coltivare e nutrire il mondo è un problema. Sappiamo che la popolazione mondiale aumenta costantemente ed esponenzialmente. Ci sono dei modi, delle fonti e delle alternative che possono almeno limitare tutti questi problemi. Ne parliamo oggi, andando a chiudere con l'argomento del cibo all'interno di questa stagione, e ne parliamo con Martina Valle, studentessa di chimica presso l'Università Bicocca di Milano e membro della redazione di iWright della stessa università. Sicuramente ci sono tante soluzioni che possono essere messe in campo, e un concetto che viene ripetuto spesso e che secondo me è importante è che non c'è una singola soluzione che risolverà tutti i problemi dell'agricoltura, per esempio, ma ci sono varie soluzioni che devono essere implementate, ognuna nel suo campo d'azione specifico, per poi avere globalmente una risposta che però è fatta di tante cose. Per esempio, si deve sicuramente parlare di spreco di cibo e si deve distinguere soprattutto in quali fasi della produzione il cibo viene perso, per esempio. Una distinzione che fa anche FAO, per esempio, è la distinzione tra food waste e food loss. Con food waste si intende il cibo che viene sprecato dallo stadio in cui viene messo in commercio al dettaglio fino poi quando arriva nelle nostre case e magari viene sprecato perché banalmente magari non sappiamo fare la spesa o perché non sappiamo mettere le cose a posto bene nel frigorifero. Cioè, queste cose che con un po' più di informazione e attenzione potremmo migliorare. E poi c'è invece il food loss, che è proprio più a monte nella filiera, cioè si parte dal campo coltivato e da tutte le cose che
possono essere perse magari per procedure non efficienti o altri motivi legati alla produzione prima. Quindi sicuramente bisogna agire da questo lato, e dall'altra parte bisogna in qualche modo far fronte a un mondo sempre più popolato. La previsione per il 2050 è di 9 miliardi di persone, e quindi sicuramente bisogna anche aumentare l'offerta di risorse alimentari. Ci sono tantissimi tipi di cose che però non possono rispondere a tutto. Uno di questi svariati modi alternativi è la cosiddetta agricoltura verticale, l'agricoltura idroponica. Vedendo ciò che si dice in giro, insomma, facendo una media di quello che si legge nei vari articoli che si possono trovare a riguardo, e anche fra le dichiarazioni delle svariate aziende pionieristiche che hanno iniziato a coltivare in questa maniera, mediamente appunto i dati dicono che l'agricoltura idroponica porta a un risparmio di circa il 90% di acqua rispetto all'agricoltura tradizionale. Wow. Una cosa di cui si parla spesso magari è l'agricoltura verticale, vertical farming, che può essere una soluzione efficiente. In particolar modo è efficiente se è collegata a una produzione di energia insomma da fonti con una bassa impronta di carbonio, come potrebbero essere le fonti rinnovabili o l'energia nucleare. E se collegata a queste fonti diventa molto efficiente dal punto di vista del recupero del suolo, per esempio, perché permette di aumentare di vari fattori la resa per metro cubo, per esempio, e permette anche di creare un ciclo chiuso all'interno cui possiamo riciclare acqua, nutrienti, però ovviamente se essendo molto energivora comunque, perché l'agricoltura verticale di solito si realizza in edifici che sono, diciamo, schermati dalla luce solare, e quindi c'è necessaria una illuminazione costante, e se questa illuminazione costante viene da energia elettrica che non è prodotta in modo rinnovabile, sostenibile, o comunque da fonti con una bassa impronta di carbonio, chiaramente poi non vince rispetto a una serra tradizionale. Se implementata in questo modo invece può vincere rispetto a, cioè vincere nel senso essere più efficiente, preferibile, però anche lì non per tutti i tipi di coltivazione. Per esempio, anche quello che vediamo come prodotto proposto da startup che si sono lanciate nell'ambito del vertical farming, i prodotti che vengono maggiormente coltivati sono verdura a foglia verde, tipo come lattuga o questi tipi di prodotti, e almeno per adesso è difficile immaginare che queste serre verticali possano approvvigionare anche cereali o legumi, comunque sono alla base della dieta, ma che per adesso hanno ancora bisogno dell'agricoltura in campo aperto. Questo per dire che non può essere la risposta alla coltivazione di ogni prodotto alimentare che ci serve coltivare, ma sicuramente se vengono realizzate tutte le condizioni per cui la sua grande richiesta energetica può essere soddisfatta in modo sostenibile, è sicuramente un modo efficiente per coltivare alcuni prodotti. E un'altra cosa che si dice, ma magari non così tanto, magari non si spinge troppo, anche se potrebbe essere, cioè una delle principali soluzioni, per esempio, è l'agricoltura però fatta con prodotti modificati geneticamente ad hoc grazie alla ricerca biotecnologica, per far fronte a caratteristiche ambientali avverse che inevitabilmente ci si trova ad affrontare, come aridità, siccità, aumento delle temperature. In Italia sarebbe una cosa ottima, magari cioè, si spinge già il discorso in questo senso, però magari non così tanto, perché per esempio in Italia è vietata la coltivazione di organismi geneticamente modificati. Ma ne importiamo un fracasso in realtà. Sì, 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 che anche, cioè nel senso, servirebbero, non... Sì. Ho fatto giusto settimana scorsa l'intervista con Roberto De Fez, che è uno dei massimi esponenti appunto di questo discorso degli OGM. Ha fatto notare come tutto questo andare dietro al biologico sano, in realtà poi per la salvaguardia del pianeta, per avere un futuro, non è sostenibile neanche il biologico, certo. Perché comunque si aumenti il suolo coltivabile, tutte cose che sono ovvie in realtà. Esatto. C'è anche questo concetto che è interessante, perché
Potrebbe sembrare un controsenso per come viene, diciamo, raccontata la sostenibilità generalmente, ma esiste questo concetto di intensificazione sostenibile in agricoltura, che per esempio comprende anche l'utilizzo di organismi geneticamente modificati, perché appunto possono far sì che le tue rese aumentino, che tu per esempio abbia meno bisogno di fitofarmaci, che comunque sono una spesa da sostenere o comunque un costo produttivo. E quindi se aumenti le rese per il tuo metro quadro di terreno, hai delle rese più alte, quindi hai intensificato, però comunque in modo sostenibile, se hai usato dei prodotti geneticamente modificati che ti permettono di risparmiare altre risorse. È quasi un'etichetta che ormai il pensiero comune ha messo su questo nome, OGM, organismi geneticamente modificati, sembrano dei piccoli mostri. Sì, e sì, quindi... c'è una parte di popolazione che non viene raggiunta da questa informazione, anche per colpa di informazione più o meno malevola, cioè da pubblicità più o meno, cioè adesso non so se sono condotte in malafede o comunque producono disinformazione più che altro. Per collegarci a questa questione dei luoghi comuni, così come parliamo della farina di grillo, che anche qui... Sì, anche questo, protagonista di informazione più o meno malevola, cioè adesso non so se si possa, vabbè, non, magari non si fanno nomi delle catene. Vabbè, al massimo taglio io, tu vai tranquillo. Ah, vabbè, comunque c'era una pubblicità, ma cioè, proprio assurda, di questo primo piano, di questo grillo immerso nel suo prato, bellissimo, con la scritta tipo lasciamoli nel loro mondo, solo prodotti genuini, naturali, sì, lasciamoli nel loro mondo. Anche qui vedo tanta ipocrisia, perché comunque sia tu sei spingi verso la sostenibilità, spingi in realtà il grillo. Sì. La farina di grillo è molto verso la sostenibilità, per come la vedo io. Sì, sicuramente è una fonte proteica, cioè un animale che può convertire i nutrienti, il cibo che gli viene dato in modo molto più efficiente rispetto ad altri animali, come le mucche in realtà in particolare, sì. Grandi bovini. E poi sì, cioè necessitano poco spazio per essere allevati, perché vabbè, sono piccoli. Da un articolo di Repubblica datato gennaio 2023, quindi... non due secoli fa, secondo la FAO già nel 2013 oltre 2 miliardi di persone li consumavano abitualmente all'interno della loro dieta. Sono ricchi di proteine, vitamine, calcio, fibre, ferro, zinco e omega 3. A parità di peso i grilli fornirebbero più del doppio delle proteine, 5 volte più magnesio e 3 volte più ferro della carne di manzo. Ma soprattutto l'allevamento degli insetti è decisamente più sostenibile. Due punti. Sono in grado di convertire 2 kg di cibo in 1 kg di massa corporea, mentre i bovini necessitano di ben 8 kg di cibo per aumentare di 1 kg la massa corporea. Consistente anche la riduzione del consumo di acqua e suolo e della produzione di anidride carbonica. Un allevamento di grilli, per esempio, produce 80 volte meno emissioni rispetto ad un equivalente allevamento di bovini. E per 1 kg di proteine di insetti occorre 1/4 dell'acqua necessaria per 1 kg di proteine da bovino. Di qualche virgola le statistiche possono sempre variare, ma in linea di massima questi sono i valori che si trovano documentandosi online. Sarebbero una fonte che può essere un'alternativa ad altre fonti proteiche nella nostra dieta, oppure come ingrediente aggiuntivo in tante preparazioni che contengono una parte proteica. E, tra l'altro, potrebbero essere anche una valida alternativa per il cibo per animali domestici. Però sì, cioè, e tra l'altro, cioè, sarebbero anche dei prodotti naturali, perché comunque una grande fetta dell'umanità li consuma già nella propria dieta. Non sono i consumatori occidentali, ok? Ok, però va bene, però bisognerebbe ampliare, cioè, lo sguardo per vedere che in realtà sono già inseriti nelle diete. Il famoso esempio, comunque sia, noi mangiamo i gamberoni, mangiamo questo tipo di... e qual è la differenza a livello di impatto che uno può essere, dirà, schifo il grillo, no? Alla fine il gamberone anche lui è così, no? Sì, esteticamente simile. Sì, vabbè, magari abbiamo un'associazione più negativa nei confronti degli insetti, perché cioè, avevo letto questa interpretazione, mi sembra sensata, del fatto che li associamo alla sporcizia, all'incuria, e quindi ci fanno un po' schifo. Però tu dici, e quindi te lo propongo sotto farina, così non vedi più l'insetto da cui proviene. E ci sta, cioè, secondo me è un escamotage bellissimo, perché
cioè ti permette di non fermarti alla barriera, diciamo, estetica o comunque culturale del vedere l'insetto intero e comunque consumare un alimento che potrebbe essere vantaggioso. L'unico, cioè, il problema forse concreto e reale per adesso è il costo di questi prodotti, perché non essendoci un mercato sviluppato su tipo i cracker con la farina di grillo o queste cose, sicuramente costano di più di prodotti analoghi, di magari altri cracker proteici. Sì, però tutta la resistenza legata alla paura che possa succedere qualcosa se mangi gli insetti o che possano far male, in realtà è ingiustificata. E cioè, la stessa Autorità Europea per la Sicurezza del Cibo ne ha autorizzato il consumo, sì. E sicuramente EFSA, che è l'Autorità Europea per la Sicurezza del Cibo, non trama contro la vita dei cittadini europei, almeno con grande probabilità. Poi si sono ipotizzare un complotto di EFSA. L'altra cosa era anche il fatto che questo cibo potesse attaccare comunque il cibo made in Italy. Anche qui, cioè, non mi sembra che la farina di grillo sia particolarmente paragonabile ad altri prodotti, no, tipicamente poi made in Italy. Allora, io ho ordinato tipo un mese fa, quando stavo iniziando a organizzare appunto gli ospiti per le interviste, da, non so se li conosci, Small Giants. Sì. Io li ho provati, sono buoni, normali, però la gente che mi chiedeva perché ho ordinato questa cosa, gli spiegavo che erano fatte con farina di grillo. Cioè, la forma è quella di un cracker, di uno snack. Sì. Ma veramente, come dicevi tu, hai tolto l'immagine dell'insetto e quindi magari poi invece no. Come fai a mangiare quella roba lì? Il made in Italy, come dici tu, è una cosa che le persone ormai in Italia, secondo me, hanno raggiunto quello status che dice: se non è italiano, se non è della nostra tradizione, se non lo faceva la nonna, non va bene. Sicuramente da parte di alcuni sì. Anche il pomodoro non c'era. Molto tempo fa, invece adesso è la patria italiana. Bisognerebbe far sì che questo fattore quasi identitario del, cioè, questo concetto del made in Italy, la nostra cucina, non ci permette di vedere che potrebbe essere una valida alternativa, che non deve sostituire tutta la tua dieta, ma sicuramente non va ad attaccare quello che ti piace di più, a cui sei legato, va a essere un'alternativa. Secondo te le persone hanno coscienza dell'importanza di dover trovare dei problemi di questo tipo? Delle soluzioni a problemi di questo tipo? Non so se molte persone, ma forse sono un po' condizionata da, diciamo, la bolla informativa che mi sono creata attorno e all'interno della quale ci sono comunque persone interessate che magari fanno, magari possiamo fare errori di valutazione. No, quello ci sta, però comunque sì, avere un pensiero critico verso il tema, intendo. Sì, cioè in realtà penso che, diciamo, l'attestazione del problema ci sia da parte della maggior parte delle persone, però penso che il problema sia riconosciuto, ma che magari dovrebbe essere aumentata la partecipazione, forse, e partecipazione però concreta e attiva, sì. E magari anche indirizzata in modo che sia utile. Non lo so, bisogna incanalare, secondo me, la maggior parte delle energie verso la maggior parte dei problemi grossi, e anche non escludere soluzioni a priori, magari. No, perché, certo. Come gli OGM, no? Sì, come, sì, dicevamo. Esatto. Ma anche, per esempio, l'energia nucleare. Cioè, magari, alcune persone sono molto interessate al tema dell'ambiente, però non manca l'informazione sul fatto che anche questa fonte energetica dovrebbe essere inclusa, per esempio. Poi, ovviamente, non sono un esperto di energia, però ho acquisito molto da divulgazione che ho seguito e quindi ho integrato anche questa informazione. Cioè, perché io stessa, per esempio, io sono stata vegana per un pochino di tempo e mi sono resa conto di aver concentrato tutte le energie in quel particolare aspetto del problema, che però non è il problema nella sua totalità. Quindi non so se abbia coinvolto solo me, ma penso possa esserci questo rischio di concentrarsi solo su alcune parti del problema. È una questione di impatto proporzionale a quello che fai. Cioè, non si può vedere come tutto 0 e 100. Cioè, sicuramente tra il mangiare la carne 5 volte a settimana e mangiarla una volta al mese in occasioni speciali, sicuramente è già un impatto incredibile quella cosa. Esatto, sì. Secondo te qual è il modo migliore, il veicolo migliore che c'è, non ce n'è solo uno, però al giorno d'oggi, per sensibilizzare su queste tematiche? Penso che sia la divulgazione scientifica,
perché non so quanto il solo manifestare o portare avanti battaglie senza un'informazione retrostante possa essere utile, però cioè, bisognerebbe forse rendere questa magari divulgazione più pervasiva di molti più spazi mediatici, forse. Se si riuscisse magari a convertire lo spazio in TV usato per dire che i grilli lasciavoli nel loro mondo, a magari temi di un'utilità pratica, pragmatica e soprattutto giusti. Ecco, forse una cosa che aiuterebbe sarebbe dalla parte del pubblico magari saper riconoscere chi è esperto di una certa tematica per seguirlo e da parte delle persone che si impegnano per divulgare o per scrivere o comunque in qualsiasi forma di selezionare gli argomenti in cui sono davvero tecnici Sì, e esperti. vero. Poi forse un'altra cosa sarebbe inserire nei programmi scolastici, quindi magari a livello di istruzione, qualcosa che, Assolutamente. cioè, ma non neanche solo materie specifiche, però proprio qualche insegnamento che in qualche modo ti sproni a comunque sviluppare una cultura scientifica, una cultura che valorizzi comunque i dati empirici, che valorizzi il ricercare le premesse, le fonti di quello che si dice, magari che insegni a valorizzare i dati, perché comunque oltre a interessarci al tema, perché ci colpisce emotivamente, dovremmo anche essere in grado di È vero. discernere chi dice cose giuste, chi dice cose sbagliate, quali soluzioni sono campate per aria e quali possono essere un aiuto, non per far raggiungere a tutti un livello tecnico su tutto perché è impossibile, neanche un super esperto è tecnico di qualsiasi cosa, però proprio una cultura scientifica di base che ti possa permettere perlomeno di chiederti se quello che stai sentendo potrebbe essere una cavolata, cioè perché nel senso penso che alcune cose si potrebbero evitare, cioè per esempio il fatto che geneticamente modificato uguale male. Cioè, nel senso, se ci fosse la nozione che l'evoluzione funziona per modificazioni genetiche, cioè forse, cioè, e fosse proprio diffusa, o comunque questo tipo di ragionamento fosse più diffuso, secondo me probabilmente non ci sarebbe tutta questa paura anche. Oppure, sempre per, non so, fare l'esempio, non so, un'altra cosa, tipo la carne sintetica. Adesso, cioè, assieme alla farina di grilli si è parlato anche di carne sintetica, aiuto il Made in Italy o aiuto la carne artificiale ci uccide. E, però appunto cioè, se ogni persona avesse interiorizzato il fatto che non perché una cosa è sintetica o ricreata in laboratorio e non generatasi dalla mucca che hai allevato, cioè non per questo fa dei danni al tuo organismo, probabilmente molta disinformazione si eviterebbe. Sono senz'altro d'accordo con te. Riguardo a questo tema qua, io ero rimasto qualche anno fa che costavano un putiferio queste No, carni. costa ancora. Costa ancora Sì, tanto, sì. vero? No, sì, perché Ok. allora non so se stai parlando cioè, volgarmente carni finte, ma poi sono carni fatte con soia, proteine, vegetali. No, no, Poi ci sto sono proprio anche, ok, parlando quella del... carne coltivata in laboratorio. No, sì, costa ancora Sì. moltissimo. No, costa ancora un sacco. Ok. Quindi, no, Avevo letto vabbè, qualche... è lontana dall'essere un prodotto di consumo di massa. Ok. Sì, ma io lavoro tanto, ho famiglia, ho i bambini, ho 6 gatti, 7 cani, palestra 3 volte a settimana e giovedì sera ho padel. Non possiamo pensarci noi. Non posso io impiegare il mio tempo per cercare di cambiare le cose. Devono pensarci chi di dovere, devono agire i governi. Ecco, noi possiamo permetterci di dire questo. Sicuramente non può essere solo responsabilità dell'individuo risolvere il problema, cioè sicuramente la parte di devono pensarci i governi in parte c'è, perché molte soluzioni cioè devono passare per forza da un'approvazione politica o comunque possono partire dal basso, però comunque devono avere poi un approdo anche nella politica, cioè chi è che può approvare gli OGM, chi può finanziare una centrale nucleare, sicuramente deve passare dalla politica. Poi però cioè, nel senso, questa politica magari può essere idealmente, spero di non essere troppo idealista nel dire che può essere magari spinta dal basso, e quindi forse, cioè, se una persona. Forse, tra virgolette, è un po' quello che sta succedendo, no? Nel panorama dell'ecosostenibilità. Sì, il problema è dare le spinte giuste in questo Sì. senso.
cioè perché magari se la spinta è ok, ce la possiamo fare con solo solare eolico, boh, È non so vero. quanto sia una spinta che poi darà frutti positivi. Sicuramente ci sono persone che hanno il privilegio di potersi informare, avere più tempo a disposizione per informarsi. E magari ci starebbe fare sì che, cioè, da una parte che chi ha magari più tempo lo possa dedicare, cioè che ognuno faccia un'analisi del tempo che può dedicare a queste scelte di informazione, di partecipazione più attiva e appunto dedichi quanto tempo può. E poi magari capire anche quali scelte possono essere più, cioè meno dispendiose dal punto di vista del tempo e dell'impegno. Per esempio, fare una spesa, magari con meno prodotti animali in generale, possa essere abbastanza, non dico alla portata di tutti, però sicuramente è una delle cose che vedo come più E se lo fai con costanza, applicabile anche a chi ha poco tempo o sì, comunque e se lo meno fai tempo. con costanza è un grosso impatto che tu Sì, dai. Sì, è sicuramente. vero. Sei più ottimista o più pessimista verso il futuro? Cioè, Ah, nel senso, se... quel modo di dire che c'è, siamo ormai, abbiamo passato il punto di non ritorno, secondo te è vero o no? Non lo so io questo, perché No, tanto. vabbè, che ci siano dei... c'è un limite che è quello del più 1,5 gradi che idealmente non bisogna superare. Poi, non, cioè, ovviamente non prevedo il futuro, quindi non so se... cioè, ci sono vari scenari in cui ce la facciamo a non superarlo, vari scenari in cui non ce la facciamo. Non lo so, cioè, forse se ci penso, razionalmente sono un po' più pessimista, non lo so. Però forse a livello pratico invece provo ad agire come se fossi più ottimista. Cioè, perché comunque non è che tu hai perduto già adesso, però insomma dobbiamo muoverci. Ma è vera quella storia dell'1,5 grado? Cioè, nel senso, io parlo da ignorante, non lo so. No, quella che non bisogna, cioè, nel senso, se si supera quella soglia, ci sono, le condizioni diventano abbastanza peggiori. Si vede già che le cose peggiorano adesso, cioè non dovremmo aspettare il 2050 per vedere peggioramenti. C'è già solo la desertificazione che avanza, o comunque la generale mancanza di acqua, di pioggia che può esserci, o fenomeni climatici più imprevedibili che possono esserci, che ci sono anche adesso e che cioè, aumenteranno. Sta a noi non farli aumentare talmente tanto da avere un pianeta con sempre più eventi imprevedibili e disastrosi. Grazie infinite a Martina per aver accettato il nostro invito. Noi crediamo sia importante parlare e far divulgazione su queste tematiche, al fine di incrementare il pensiero a riguardo. Non abbiamo la pretesa di convincere nessuno di niente, di certezze in questo mondo non ce ne sono, però mi raccomando, è importante, meno pregiudizi, meno convinzioni inutili e ben vengano i punti interrogativi. Facciamoci le domande e non diamoci risposte da soli. Vi saluto ragazzi, oggi chiudiamo la parte relativa al cibo e se vi va lasciateci un commento, diteci cosa ne pensate riguardo ai vari argomenti, riguardo a questo format, eccetera, eccetera. Continuate a seguirci su tutti i canali social e qui sul canale YouTube, iscrivetevi se non l'avete già fatto e metteteci un like. E seguiteci per non perdere tutti i prossimi episodi e tutti i prossimi argomenti. E l'appuntamento è al prossimo episodio di questo podcast. Ciao ragazzi!